di tutto metto. Ma che zumbi, che zumbi. Non riesco a mettere caccio. Ah. Schiena lunga, spalle rilassate. Un breve respiro. Risuoniamo un om. Apriamo gli occhi, mani sulle ginocchia. Senti questa arietta fresca però, eh? E iniziamo a mescolare un po' l'interno del corpo. E anche nell'altro verso. Fuori l'aria quando vai indietro, inspiri quando vieni avanti. E piano ti fermi al centro. Appoggiamo le mani indietro, incrociamo le tibie. Spostiamo il peso in avanti. E un bel gatto. Inspiro, posizione della tigre. Espirando gatto. Inspiro tigre, espirando gatto. Ci aggiungiamo subito il movimento di estensione d'anca. Inspiro tigre, espirando giù, cambia ginocchietto, inspiro su, espirando giù, con un paio di volte, allunga bene il respiro. Lo facciamo con le kumbaki, con le apnee, inspiro vai su, apnea polmoni pieni, non esagerata, espiro giù, apnea polmoni vuoti, delle brevi apnee, inspiro su con l'altra, perciò non apnee massimali, antara kumbaka, apnea polmoni pieni. Espiro, fuori tutta l'aria, bahia kumbhaka, apnea polmoni vuoti. Inspiro su, apnea polmoni pieni, allarga bene la gabbia toracica, attiva bene l'addome, non lascia cadere giù la pancia. Espiro, bahia kumbhaka, risucchia bene il pavimento pelvico, fuori tutta l'aria, apnea polmoni vuoti. Inspiro su. Apnea polmoni pieni, senti la gabbia toracica che si apre lateralmente. Espiro. Bahia kumbhaka, apnea polmoni vuoti. E piano andiamo a sederci sui talloni, respira. Solo le mani camminano in avanti. Si lascia cadere i gomiti, solleva la testa, inspiro, espirando gatto, inspiro tigre, stavolta punta i piedi, se spingi sulle mani, cane a faccia in giù, facilitato, spingi bene con le mani, risucchi bene l'ombelico. Vieni avanti con la testa, posizione da piegamento. Sglutei al cielo, cane a faccia in giù. Posizione da piegamento. Spingi bene sulle mani. Sglutei al cielo. Posizione da piegamento. Sglutei al cielo. Posizione da piegamento. Rimani bene qui, attiva bene l'addome. Infila bene la coda tra le gambe. Stacca il piede destro.
stacca la manina sinistra. Piano giù la manina, piano giù il piedino. Stacca il piedino sinistro, assicurati di non andare su con il bacino rimane ben in linea, stacca la mano destra, perciò il bacino è basso, siamo a tavola. Piano giù la manina, piano giù il piedino, glutei al cielo, cane a faccia in giù. Inspiro, posizione da piegamento, stavolta mi dai un piegamento, chaturanga dandasana, cane a faccia in su. Esca la faccia in giù, posizione da piegamento in, piegamento es, cane faccia in su, cane faccia in giù, posizione da piegamento, piegamento, cane faccia in su, cane faccia in giù. Resta qui qualche respiro, spingi bene con le mani e risucchi bene l'ombelico. Spingi bene i glutei in alto, c'è tanto lavoro di spinta con le mani spingono per far salire bene, per allungare bene la schiena. Vai su con il piede destro tra le mani, sei buono, spingi bene sul piede, spingi bene con la mano, mano destra sale su. Comunque è vero, hanno zumpato bene, zumbato, come si dice? Zumbato. Come? Non so, zumbato, da zoom. Da chi? Ok, da zumbare, hanno zumbato bene, guarda che ti sta volando la calzetta via anche a te, sa? Piano giù la manina, spingi bene sulle mani, glutei al cielo, guarda quella calza sta volando dietro, ecco, brava. Vai su con la mano sinistra, col piede sinistro su, piede sinistro tra le mani, spingi bene giù con la mano destra, avvita bene la colonna, arca dolcemente la schiena, perché la schiena non è in flessione, è dolcemente in estensione, sguarda la mano che sta su. Bei respiri. E piano giù la manina, piede raggiunge l'altro piede, glutei al cielo. Appoggia le ginocchia tigre, espirando gatto, bambino. Solo le mani vanno in avanti, inspiro. Se esce a cadere i gomiti, solleva la testa, in. Espirando gatto, lascia le mani avanti, vieni avanti con il bacino, cane a faccia in su. Scane a faccia in giù, ruota piede destro 45 gradi avanti, piedino sinistro, spingi bene sui piedi e costruiamo la posizione, la base d'appoggio del guerriero. Affonda bene con il ginocchio avanti, spingi bene col piede indietro, assicurati che il bacino sia organizzato verso avanti, l'emibacino destro va in avanti. Attiva l'addome, le mani vanno su, le spalle vanno giù, sguardo le manine. Ancora un bel respiro qua. Espiro, le mani disegnano un cerchio enorme, appoggia giù le mani, piede raggiunge l'altro piede, andiamo direttamente in piegamento, chaturanga dandasana, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, ruota piede sinistro, avanti piedino destro, spingi bene sui piedini, piano vieni su, ti organizzi un attimo, assicurati che il bacino sia ben organizzato. Perciò l'emibacino destro indietro e l'emibacino sinistro in avanti. Io proprio prendo il mio bacino e faccio fare questo movimento qua. Le mani si staccano, piega bene i ginocchi avanti, disegnano un cerchio, spalle giù, guardo, sguardo i pollici.
Bei respiri. Inspiro. Espiro. Disegna un cerchio enorme. Appoggia giù le mani. Guarda cosa fa il mio bacino. Non sale mai. Rimango in Santolasana, in posizione di piegamento. Piede raggiunge l'altro piede. Non vado su con il bacino. Ecco. Piegamento. Cana faccia in su. Cane a faccia in giù, facciamo questo con la sequenza. Inspiro, ruota piede destro, avanti piede sinistro, guerriero 1, ed è un unico espiro, appoggia le mani, piede raggiunge l'altro piede, piegamento. Cane a faccia in su, cane a faccia in giù, ruota piede sinistro, avanti piedino destro, un'unica inspirazione sei su. Un'unica espirazione sei giù, gomiti vicino alle coste ed è perfetto, gomiti alle coste, sì. Cane faccia in su, cane faccia in giù, lo facciamo ancora. Ruota destra, avanti sinistro, inspiro. Alimentiamo questo fuoco, es. L'espirio finisce in qui, chaturanga, da qui sei in vuoto d'aria, cane faccia in su, in. Cane faccia in giù, es. Ruota sinistro, avanti destro, inspiro, guerriero 1, espirando fuori l'aria e l'espirio finisce qua in chaturanga, gomiti toccano le coste. Cane faccia in su, cane faccia in giù, tre bei respiri qui. Appoggiamo le ginocchia, tigre, espirando gatto, bambino, solo le mani vanno in avanti, inspiro, se lascia cadere i gomiti, solleva la testa, in, espirando gatto, lascia le mani ben avanti, spingi il pube avanti, avvita bene le spalle, cuore al cielo. Espirando glutei al cielo, cane a faccia in giù. Ruota piede destro, avanti piedino sinistro. Inspiro, vieni su. Assicurati che il bacino sia ben posizionato. Andiamo in guerriero 1. E da qua ci apriamo, guerriero 2. Sì. Affonda bene con il ginocchio. Spingi bene il ginocchio in avanti. Rilassa bene le spallucce, assicurati di non andare con il petto indietro, un po' la tendenza è, per alcuni è fare un po' questo, io esagero per farvi capire un po' dove le persone a volte vanno, fare un po' questo, stare un po' indietro, invece no, assicurati che le spalle siano esattamente sopra il bacino. Da qua facciamo vignasa, gomito sul ginocchio, inspiro, stretch. Espirando torno, inspiro stretch, ti allunghi, espirando torno, appoggiamo gomito sinistro sul ginocchio, inspiro, espiro torno, ruota il polso sinistro, vai su con la mano sinistra, inspiro, facciamo un via Bhadrasana 2 rovescio, espiro torno, facciamo ancora una volta questo, inspiro, senti il vinyasa, inspiro, ruota i palmi verso il basso, inspiro e andiamo direttamente in Chaturanga Dandasana, l'espiro finisce qua, il bacino resta sempre basso qua, fuori tutta l'aria, gomiti attaccati alle coste, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, ruota piede sinistro, avanti piedino destro, inspiro, guerriero 1, proprio abbraccia l'universo, espiro, guerriero 2, adesso sì che il bacino si apre, le spalle scendono, il ginocchio avanti affonda, senti che bello che stare nella natura, senti anche questa differenza di temperatura, no? La mano fredda, il cuore caldo. Appoggia il gomito destro sul ginocchio destro, inspiro su vignasa, espiro torno,
ruota il polso destro, inspiro, polso destro sale su, espiro, torno, inspiro, stretch, ti allunghi, lo sguardo, espiro, segui la mano che sta più in alto, qui c'è il cambio di sguardo, mano, sguardo la mano destra su, espiro, torno, resta piano qua. Inspiro, ruoto il palmo verso il basso, espirando, un unico espiro e vado in Chaturanga Dandasana. Cana faccia in su, cana faccia in giù. Lo facciamo con il vinyasa, ruota destra, avanti sinistro, inspiro, guerriero 1, guerriero 2, gomito al ginocchio, inspiro, stretch, espiro, torno. Sguardo la mano sinistra che sale, inspiro, stretch, espiro, torno, ruota solo il palmo della mano sinistra verso il basso, inspiro, espirando, piegamento, Chaturanga Dandasana, cana faccia in su, cana faccia in giù, ruota sinistra, avanti destro, inspiro, Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Vinyasa, inspiro, ti allunghi, sguardo la mano che sale, qui c'è il cambio di sguardo perché inizia a salire la destra, inspiro, affonda bene con il ginocchio, espiro, torno, inspiro, solo questo movimento qua, espirando, piegamento, cana faccia in su, cana faccia in giù, ruota destra, avanti sinistro, inspiro, Virabhadrasana 1, abbraccia l'universo, apri bene il cuore, inspiro, tocca il cielo, espirando torna in Virabhadrasana 2, ruota il polso e sali, inspiro, espiro, torno, questo movimento nasce dalla scapola, inspiro, piegamento, cane faccia in su, cana faccia in giù, ruota sinistra, avanti destro, inspiro, ti apri, apri bene il cuore, apri bene il bacino, gomito al ginocchio, in, tocca il cielo, ruota il polso, tocca il cielo, Kekari Mudra, inspiro, solo questo movimento qua, ma apri il cuore, piegamento, cana faccia in su, cana faccia in giù, tre bei respiri qui, cammina con i piedi verso le mani, inspiro, se esce cadere giù la colonna, inapri bene il petto, le mani vanno dietro, lato, su, tocca bene il cielo, approfitta che c'è un bellissimo cielo, toccalo su, espirando mani davanti al cuore, se. Siamo scaldati un pochino, se, dai dai, attiva bene l'addome, ginocchio destro sale su, sì, mani salgono su, resta qui qualche respiro, fatti aiutare dal vento, le mani si aprono, il piede si apre verso fuori, inspiro, resta qui qualche respiro, anche il ginocchio disteso se puoi. Piano torna su, in, mani ben unite, non puoi cadere perché tutta la spinta è verso l'alto, al limite puoi staccarti dal suolo, svolazzare su come un palloncino che si perde, espirando mani davanti al cuore. Piede sinistro su,
una sensazione nuova. Questa calza bagnata non è, è un'esperienza somatica bella. Le mani salgono su, le spalle scendono ben giù. Senti quanto lavoro c'è, non semplicemente a prenderti alle ossa, no, cresci bene verso l'alto. Le mani si aprono, il piede si apre lì. Allarga bene le vele. Fai passare proprio l'aria in tutti i tuoi pori. Piano torna su. E piano scendo. Facciamo questa sequenza con il vinyasa. Inspiro su. Espiro, ti apri. Inspiro su. Espirando piano giù. L'altra zampina. Inspiro su. Tutto va su. Ti apri. Inspiro su. Espirando giù. Ci mettiamo solo Utkatasana da qui. Piano piano piega le ginocchia e le mani vanno verso su. Perciò ginocchia verso, ginocchia parallele. Come faceva anche a Iyengar, ginocchia ben parallele, gambe unite lì. Utkatasana, sedia. Inspiro, vieni su. Apri. Inspiro su. Espirando, sedia. Inspiro su sinistra. Apri. Inspiro su. Espirando, sedia, mani ben in alto. Inspiro su. Apri bene. In su. Le mani restano su, sedia. Inspiro su. In. Dalla sedia qui. Resta qui in questa posizione qua. Assicurati qui la schiena. Bisogna stare attenti che non faccia una cosa strana. Che non vada palesemente in arco. Attiva un po' l'addome e proteggi la tua schiena. Solo le mani vanno fuori. Solo piede destro avanti. Ginocchio sinistro ben piegato. Sì, che ci siamo. Torna. Piede sinistro. Lì. Ginocchio destro ben piegato. Più che puoi. Lascia il tallone appoggiato al pavimento, ma ginocchio ben piegato. E piano torno. Inspiro. Un saluto al sole. Sti tuffi. In, allunga la schiena. Espirando. Passo passo, piegamento. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Cammina con i piedi tra le mani, inspiro, guarda avanti, se lascia cadere giù la testa, qua facciamo Utkatasana, sedia, vieni bene su, e poi vieni su, espirando Samastitihi. Perciò facciamo il saluto al sole partendo dalla sedia, piedi uniti. Quando si parte dalla sedia, è un saluto al sole molto fisico, la prima mossa è questa, come andare a prendere delle valigie, fare proprio questo. Ok? Perciò partiamo via. Fuori l'aria. Inspiro. Poi vieni su su. Sti tuffi. In, allunga la schiena. Passo o balzo. Piegamento. Cane a faccia in su. Ci aggiungiamo un altro piegamento. Piegamento. Cane a faccia in giù. Due respiri qui. Passi o balzo tra le mani, inspiro, guardi in avanti, se lascia cadere giù la colonna, da qua facciamo Utkatasana, piega le ginocchia più che puoi, le mani salgono su e vieni su, mani lungo il tronco, un respiro qua, facciamo ancora una volta questa sequenza, questa vinyasa, che comprende sia un secondo piegamento, sia partendo sempre da Utkatasana, dalla sedia, inspiro, fuori l'aria, vai a prendere le valigie.
Inspiro su, vieni su. Sti tuffi. In, alza il cuore. Balzo o passo passo, piegamento. Cana faccia in su. Un altro piegamento, piegamento. Cana faccia in giù. Due respiri qui. Piega le ginocchia, guardo le mani, balzo tra le mani, inspiro, guarda avanti, S giù, piega le ginocchia, Utkatasana, vieni su, S mani lungo il tronco, buonissimo, come va? Caldissimo. Ah, è che ci siamo mossi un po', caldissimo è, caldissimo è alto, non ti dico i miei come sono. Forse è meglio. Sì, no? E che dire che c'è bagnato, scivola, boh, vabbè. Meglio scivolare che stare nel... È bella fresca, eh? Dio mio! Mani lungo il tronco, sterno allineato. Facciamo un'asana che si chiama Tadasana. Mani verso fuori, palmi verso avanti. Immaginiamo ovviamente che l'aria entra dalle dita delle mani, dalle dita dei piedi. E poi l'aria esca dal centro del corpo, ma esca dalle dita delle mani e dita dei piedi. Un paio di volte questo respiro. Tadasana, posizione della montagna. Serve per coltivare una qualità che si chiama imperturbabilità. La montagna è un po' imperturbabile. Inspira qui ed espirando facciamo pranam asana, mani davanti al cuore, la posizione della preghiera. Da qua facciamo pataka in avanti, le mani vengono avanti, pataka. Fare hasta mudra, posizione delle mani, quando fa freddo è molto buono, porta proprio l'energia, scalda subito le mani. Pataka, foglia. E da questa posizione qua le mani vanno su e facciamo un Anjali Mudra o un Hasta Uttanasana e un grande ringraziamento al cielo, alla natura. Inspiro. In questa mossa qua le mani vanno verso, quasi verso dietro, il bacino va avanti ma il cuore va in alto. Resta qui qualche respiro, arcati un po' indietro, bacino avanti, cuore in alto, addome attivo, respirazione toracica, spalle lontane dalle orecchie. Inspiro qui. Espiro, ti tuffi in avanti, stavolta le mani vengono avanti, 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 ti tuffi fino a giù. Piede destro va su verso il cielo, vai bene su, senti questi tre punti d'appoggio, due mani e un piede e invece l'altro piede su al cielo, piede destro tocca il cielo. Piede destro fa un grandissimo passo indietro, enorme passo indietro, sì, appoggia giù il ginocchio. Appoggia giù il collo del piede, lascia cadere bene giù il bacino. Ashva Shalanchasana, posizione equestre. Va benissimo qua, cuore al cielo. Dovresti sentire questi due giochi di forza, il bacino che scende giù, perciò qualcosa che si allunga qua davanti, e il cuore che va verso su. Se qua riesci a staccare le mani, stacca le mani e le mani fanno questo. Inspiro, espiro, appoggia le manine, punta il piede che sta dietro e andiamo a cane a faccia in giù, che non è un cane a faccia in giù perché facciamo una variante, stavolta avvicina un po' il piede e mettiamo piedi uniti, 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 che si chiama Parvat Asana, posizione della montagna sacra, piedi uniti, glutei al cielo, mani che spingono, senti questa base d'appoggio ristretta che non siamo abituati, perciò non è un cane a faccia in giù, è un Parvat Asana, una montagna sacra. E da qui appoggia le ginocchia tenendo le caviglie ben flesse e poi appoggia, è una sorta di posizione del gatto, e piano appoggia, facciamo tigre che è facilitante, coda in su, mento in su, e appoggiamo il mento tra le mani e lo sterno tra le mani e il mento avanti avanti. Posizione 8 punti.
Ashta Namaskar. Un saluto con le otto membra. Da qui spingi un po' sulle mani, perciò le mani tolgono un po' di peso, scivola in avanti, distendi le gambe, allunga le dita dei piedi, lascia giù il pube e andiamo in Bhujanga Cobra. La schiena deve poter star su da sola, devi poter staccare le mani, perciò non vengo su tanto, devi poter staccare le mani, quella è la tua altezza. Le mani poi danno giusto una piccolissima spinta in più per andare un pochino più su. Bhujangasana, posizione del cobra. Il bacino è giù, eh? Inspiro, espirando, i piedi rimangono uniti, uniti, gli alluci si toccano, punta i piedi, cane a faccia in giù, che non è un cane a faccia in giù, ma è un Parvat Asana, montagna sacra, perché i piedi sono attaccati. Piede destro tocca il cielo, vai su col piede destro, vai a toccare il cielo col piede destro, bene il cielo, fino a su, su, su. Piede destro tra le mani, lascia giù ginocchio sinistro, quello del piede sinistro, lascia andare bene giù il bacino, devi sentire qualcosa che si allunga qua davanti, mani va benissimo qua, cuore al cielo, scapole vicine, se puoi, Ashvasanchasana, posizione equestre. Beh, respiro qua, inspiro, espiro, mani e piedi si uniscono davanti e inspirando le mani vanno avanti, su, 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 enorme, vai verso proprio Anjali Mudra, apri bene, spingi il bacino avanti, apri bene il cuore, spalle lontane dalle orecchie, espirando Pramanhasana, che vuol dire posizione della preghiera, ed inspirando si va in Tadasana. Quello che abbiamo fatto è il saluto al sole dell'Hatha Yoga, è un saluto al sole molto più complesso rispetto a quello precedente, però è un saluto al sole che va ad intercettare tutta la parte sottile, tutta la parte energetica, non lavora solo sul piano muscolare. Lo facciamo ovviamente dall'altro lato, lo facciamo un pochino più rispettando il vinyasa. Tutto parte da questa posizione qua che si chiama Tadasana, posizione della montagna. La qualità è l'imperturbabilità. La montagna è un po' così, no? Passano i millenni e sempre lì tranquilla che guarda, così come... come è lì. Cerca di sviluppare questa imperturbabilità, sgrana bene le mani, senti l'aria che entrano dalle mani e dai piedi e poi l'aria esce dalle mani e dai piedi. Fa sì che tutte queste punte diventino canale. Inspiriamo qua, così lo facciamo proprio col vinyasa corretto, ed espirando pranam mudra durante l'es. Inspiro, le mani fanno questo gesto qua, hastasana, es, padastasana, ti tuffi giù, piede sinistro al cielo su e fai un gigantesco passo indietro col piede sinistro, appoggia giù il ginocchio sinistro, quello del piede sinistro, ben giù il bacino. Piede più avanti? Sì. Il piede deve essere più o meno sotto il ginocchio, non così. Se puoi, stacca le mani e senti queste due forze. Il cuore va in alto, lo senti questa spinta, il cuore va in alto e il bacino va in basso. Ovviamente il correlato simbolico è molto forte, no? Il bacino, la parte più carnale va alla terra, la parte più spirituale va verso il cielo. Un bel respiro qua ed espirando andiamo in Parvat Asana, perciò la posizione della montagna, appoggia le mani, punta il piede, la posizione della montagna sacra e il piede raggiunge l'altro piede, i piedi sono attaccati, vicini, 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 appoggia le ginocchia, tigre, via grasana, arca la schiena, espirando appoggia lo sterno tra le mani e il mento lontano. Inspiro, Bhujanga, cobra. Assicurati, i piedi fanno questo gioco qua, si distendono, si uniscono, assicurati che la schiena stia su da sola, non usare la forza delle mani per venire su, perciò il bacino e l'addome è appoggiato. La respirazione è toracica, non lasciare la pancia andare su e giù. Inspiro,
Espiro, punta i piedi, attiva l'addome tantissimo. Parvat Asana, montagna sacra. Piedi uniti, uniti. Piede sinistro al cielo su. Piede sinistro tra le mani. Lascia giù ginocchio destro, quello del piede destro. Lascia andare bene giù il bacino. Se puoi questo. Asci fascia lanciasana. Se la cosa ti riesce è questo. Beh, respiro qua. Sì, cuore bene al cielo. Collo lungo ma non teso. Inspiro. Mani e piedi si uniscono vicini vicini. In avanti. E inspirando le mani vanno avanti. Su, 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 su. Vai fino a Asta Uttanasana, Anjali Mudra, bacino avanti, cuore al cielo. Espirando Pranam Asana, mani davanti al cuore. Ed inspirando Tadasana. Resta lì qualche respiro. Com'è andata? Questo è un casotto, questo saluto al sole. Apri bene il petto, lascia scivolare bene giù le scapole. Non ho idea di che ora sia. Abbiamo iniziato a che ora? Mezza. All'una e mezza? E sono già le 2:14. Ah, ok, buono, buono. Volete fare ancora una volta questa seduta al sole? No, andiamo giù. Sì? Volete che lo facciamo in maniera dinamica, questo? Sapete la difficoltà del saluto dell'Hatha Yoga, che è quello questo che stiamo facendo? È che ci sono alcune due posizioni che sono un po' strane. Una è Ashvasanachasana, posizione equestre, che uno non capisce bene cosa deve fare, no? E l'altra è la posizione 8 punti, Ashtanamaskara. No? E sono posizioni che non hanno una valenza sul piano fisico, perciò dal punto di vista biomeccanico, ad esempio gli americani non la fanno il saluto al sole della Ashtanga. Ha detto, queste sono cose strane che non capisco. E invece hanno una grandissima valenza per quanto riguarda lo stretching dei meridiani energetici e liberare le nadi. È una sorta di seduta di agopuntura che ci stiamo facendo. Perciò questo saluto al sole lavora sul piano energetico, non tanto sul piano metabolico, sul piano fisico. Perciò metterci più nel sentire, non tanto pensare alla geometria, ma proprio sentire il cuore che va dentro la terra, mentre il bacino va verso l'alto, questo grande inchino, poi quando fai bujanga, questa spinta verso l'alto, ma lasciando il bacino a terra, no? Tutte queste cose qua. Beh, lo facciamo col vinyasa corretto, dai, via. Ah, c'è un po' di vento, finalmente. Dai, dopo ci facciamo quel bagno, mai. Dai, via. Si parte da Tadasana, si parte da così, perciò non da Samastiti come faceva Iyengar, ma da Tadasana, con le dita aperte. Da qua si fa in Pranam Asana, fuori l'aria. Inspiro su, Anjali Mudra. Hastapada. Piede destro indietro, inspiro, subito Ashvasalanchasana. Espirando, Parvat Asana, piedi uniti. Inspiro, appoggia le ginocchia, 8 punti subito. Espirando, rimani qui. Inspiro, bujanga. Parvat Asana. Piede destro tra le mani, inspiro, Ashvasalanchasana. Espiro, mani e piedi si uniscono davanti. Inspiro, piano vieni su, ti allunghi, ti allunghi, ti allunghi. Espirando, Pranam Asana. Inspiro, Tadasana. Vi vedo pronti. Facciamo ancora con questo piccolo suggerimento. C'è un punto in cui non si respira. Da quando da Parvat Asana, dal cane a faccia in giù, dove c'è l'apnea polmoni vuoti, si va in apnea polmoni vuoti, cioè da questa posizione qua, si va in apnea polmoni vuoti, cioè non respiro, faccio direttamente questo. E da qua inspiro, bujanga. Perciò c'è un momento dove si fa un Bahia Kumbhaka, ve lo guido, poi lasciamo questa apnea polmoni vuoti. Tadasana Samastiti. Inspiro qua, espiro Pranam Asana, inspiro Hasta Uttanasana, Hasta Pada,
Inspiro, piede sinistro indietro. Ashvasanachasana, posizione equestra. Espiro. Parvat Asana, montagna sacra. Fuori tutta l'aria, non respirare. Appoggia le ginocchia, 8 punti. Ashtanga Namaskar. E da qua inspiro, Bhujanga. Parvat Asana. Piede sinistro tra le mani, inspiro. Ashvasanachasana, posizione equestre. Espirando, mani e piedi si uniscono in Uttanasana. Inspiro, vieni su. Hasta Uttanasana. Espirando, Pranam Hasana. E inspiro, Tadasana. Buono. Questo non è facile, eh? Ok. Piano resto qui, un bel respiro. Le mani vengono in avanti. Talloni si sollevano su. Con gioia. Sì, con forza. Senti che la forza e la gioia sono due territori che hanno... Quando hai gioia hai anche forza. Piega le ginocchia. Se non hai gioia manca forza. E inizia là, quando inizia a essere l'opposto della gioia, perciò la... non so come chiamarla. Qual è l'opposto della gioia? La tristezza. Inizia là la rigidità, no? Che non è forza. Piano da qua le mani si aprono, apri il cuore. Le ginocchia si avvicinano con delicatezza al pavimento. Sì. E piano qua. Vai piano, adesso. Che c'hai solo due paia di ginocchia. Piano libera e ci solleva i piedi, io li ho sollevati. Andiamo un attimo in equilibrio sulle ginocchia, senti che non è facile, e andiamo giù. Vajrasana, posizione del fulmine. E piano andiamo giù, dai, che è più semplice. O se vuoi stare in Vajrasana, puoi stare in Vajrasana, eh. Incrociamo le gambe. Porca miseria. Anzi, facciamo prima un Dandasana, un bel bastone, dai, che ci sta. Sì. Piedi lì. Oh. Senti che bel frescuria, no? andiamo bene sugli ischi. Schiena lunghissima, mani vicino al bacino. E le mani non sono mani indifferenti, sono mani che spingono dolcemente e senti, regola bene la spinta delle tue mani. Spingi tantissimo, spingi proprio tanto, tanto, tanto. Senti che la schiena si irrigidisce. Spingi niente, senti che non stai aiutando la schiena, devi spingere quella giusta intensità che senti la schiena che si allunga, senti il respiro che si libera e il cuore che si apre. Ecco. I piedi fanno questo gesto qua. Dolce, anche qui non è proprio piedi così, non sono piedi morti, quella giusta vita. Sì. E questo si chiama Tadasana. No, si chiama. Hai confondi tu. Tadasana. Come si chiama questa? Tu che sai? Non è Tadasana, è. Dandasana, Dandasana, Dandasana. Tadasana è la posizione della montagna, Dandasana è la posizione del bastone. E dal punto di vista simbolico è questa posizione che ci sorregge nella vita, ci aiuta, come ci aiuta un po' il bastone. Le mani vanno su, inspiro, e facciamo un Paschimottanasana, ti tuffi in avanti. Eccolo qua. Resta qualche respiro, va benissimo. A volte le persone magari qualche persona si frustra perché non riesce a toccarsi con la mano il piedino. È molto genetica. È molto molto genetica. Dipende proprio dalla conformazione che uno ha. Ci sono degli yogi molto abili che hanno... Insomma, normalmente tutti gli yogi abili si toccano con le mani e i piedi, ma ci sono alcuni proprio che vanno con i gomiti, altri hanno un po' di meno, perciò non... No, ma va bene questo. Dipende un po' dalla tua conformazione e molto anche da come usi la catena posteriore.
lasciamo cadere giù le mani, piano vanno giù. L'esempio che si fa sempre è che se tu vai da dei grandi atleti, non so, una squadra di Serie A di calcio, nessuno si tocca con le mani, quelli non puoi dire che sono gente poco abile, gente che insomma fa cose impressionanti. Cioè dipende un po' dalla genetica e anche da che tipo di allenamento esponi il tuo corpo, no? Tutti i ballerini si toccano, vai alla Scala, cioè, non c'è nessun bisogno. Poi vai al Milan e sono tutti... Piano, andiamo un pochino più indietro, facciamo la posa di compenso, le dita rivolte verso avanti per questioni energetiche, ma prima di fare qualsiasi cosa facciamo questo gioco qua, le spalle vanno avanti, non buono, le spalle vanno indietro, il cuore si apre. Ecco, rimani col cuore aperto, già il cuore è ben messo, e inizia a spingere in su il bacino e i piedi toccano il cielo. Lentissimamente vai giù. Incrociamo le gambe. Questa che abbiamo fatto prima, questa posa. Un Dhanurasana, un arco. Aiuta molto a riscaldare, uno dovesse sentirvi un pochino più caldi dopo questa posa qua su. Sì. Un piede congelato. Oh, non senti più niente. Dove è tanto freddo? Gli arti gelidi, no, no, è importante che sia qua. Beh, concludiamo qui, posizione seduta, gambe incrociate. Palmi verso l'alto. Sì. Palmi verso l'alto un po' simboleggiano il tentativo di connettersi un po' con il cielo, con l'universo. Una posa molto ispirativa. Ci facciamo guidare dal cielo, guidare dalle stelle. Perciò sono mani che non fanno, ma mani che ricevono, come un po' delle parabole, delle antenne. Apri bene, ricevi tutto. E a volte il segnale è piccolo piccolo, perciò devi silenziare tutti i rumori interni. Per questo si cerca di calmare la mente, si calma il respiro. Pollice, indice, no scusate, pollice, mignolo e anulare si toccano, le altre due dita, perciò indice e medio ben verso fuori. Questo è un Hasta Mudra che si chiama Prana Mudra. E in questo mudra, in questa Hasta Mudra, risuoniamo un Om. Oh. Mani davanti al cuore, qualche respiro di gratitudine verso questo spazio, verso il vento, la pioggia che non è venuta, il sole, verso anche noi stessi che pur avendo un divano caldo abbiamo deciso di essere qui a
a praticare, ad esporci anche queste forze della natura che tutto sommato ci fortificano e ci avvicinano alla natura. Non puoi far parte della natura se non ti relazioni con la natura. Namaste.